Che potrebbe essere veramente riprendere un po' quello che negli anni 70-80 era l'uomo, diciamo, dedicato ai concerti. Per cui non ci stiamo muovendo centralizzati, che anche questo tipo di rapporto con le associazioni va evitato. Cioè, laddove l'arte di solidarietà è una questione strategica per darci la possibilità di fare delle cose anche con più associazioni in rete, invece non va soffocata la capacità delle singole associazioni che hanno vissuto in questi anni di costruire dei propri percorsi. Vi chiediamo solo di mettere in rete queste possibilità. L'assistenza sociale, tutto ciò che va alle persone in generale, ma questi per abbiamo inizialmente un approccio di tipo che potesse aiutare anche ad avvicinare gente che allora magari domani parliamo un pochino più, ce lo facciamo, qualcosa che può interessare anche il mondo invece questa è la televisione, perché tanto mi si dire che un gruppo intorno ai valutatori è già un medicino, ci sarebbe un'idea di andare per l'Europa, alimentare un po' di tutto di giornalisti, è un futuro che non c'era una televisione, che per i primi 18 mesi trovo dei format da 2 ore. Io ti do, nel senso che io questo lo sto dando come informazione, non come critica, sto dando una realtà che noi in quella zona stiamo un po' accogliendo. Prendere il punto di prendere e mettere senza neanche metterci bocca. Tu dovresti mettere il sito nelle settimane fare almeno cose così, un evento alla settimana, no, veniamo lo ribatto e te lo mando, e poi mi hanno ridato un cd con 6 immagini, allora di foto vecchie me le hanno andate a fare, le ha cercate nell'archivio del giornale, però niente di che, nel senso che sono foto. Il menu di navigazione che è diviso in 4 sezioni fondamentali che sono rete ARCI, che presenta tutti gli affiliati, circoli e associazioni affiliate ad ARCI Torino, gli articoli che sono quelli visibili nella colonna centrale, gli eventi che sono quelli visibili nella colonna di destra. Questa colonna mette in risalto gli eventi che stanno per accadere, nel senso che viene mostrato ciò che accadrà da oggi in poi nel futuro, con anche un link dove è possibile alla scheda dell'affiliato corrispondente. Ovviamente queste sono dei teaser, sono delle versioni sintetiche, cliccando sui titoli, sia per quanto riguarda gli articoli che per quanto riguarda gli eventi, è possibile vedere l'intero contenuto. Ogni articolo può essere dotato di un'immagine e di un video prestato da YouTube, nel senso che il video deve essere precedentemente postato su YouTube per essere visibile dentro ARCI Torino. Articoli ed eventi sono categorizzati per tipologie, per argomenti. Per esempio, qua siamo nella sezione news e mostra tutti gli articoli di questa tipologia. Ed è obbligatorio anche che questo bilancio venga poi approvato dall'associazione. Questo è d'obbligo perché lo dice lo stesso, intanto perché comunque è un momento di democraticità che c'è all'interno dell'associazione, perché in questo modo si rende visibile e trasparente l'andamento dell'associazione, quindi c'è un'associazione all'interno dell'associazione, soprattutto ovviamente dall'associazione.
la trasparenza nel nostro corpo. Ed ecco che qui la trasparenza può avere anche un corrente interessato all'associazione e non far consumire nel conto corrente del presidente a volte un'unità dell'associazione vicina. Non ci sono molti movimenti, per cui uno dice possiamo transitarci con questo tempo. Questo è sbagliatissimo, oltre che pericoloso. Pericoloso nel senso.